vedere le cose step by step. Armadietto, ok, è cambiato completamente tutto. L'interfaccia dell'armadietto è completamente diverso. Nella parte, se andiamo nella sezione degli incarichi, possiamo già vedere la mappa, raga. Questa è la nuova mappa del nuovo capitolo 5. Ok, che la prima cosa che si nota subito sono proprio le rotaie del treno che attraversano tutta la mappa. Cioè fanno tutto sto percorso qua mega galattico. E all'interno, diciamo, delle rotaie c'è proprio il centro mappa. E questa la vedremo però bene in partita, andando a sbloccare tutte le varie zone. Io andrei a fare la cosa più importante adesso, raga. Io andrei a shoppare il pass battaglia. Già lo sapete, se volete shoppare il pass battaglia e supportarmi, ragazzi, questo è il mio codice creatore. Queen Georgia, scritto tutto attaccato. Figa, è cambiata pure l'interfaccia del box del codice creatore. Se shoppate col codice, mi raccomando, fate una storia, mi taggate su Instagram nella storia in cui fate vedere la shoppata col codice, vi reposto nelle mie storie e ovviamente vi scrivo un messaggino di ringraziamento e vi arriva quindi la mia notifica su Instagram. Quindi per chi shoppa col mio codice, grazie ragazzuoli. Easy! Shoppiamo subito e andiamo a vedere tutte le skin e tutti gli item del pass battaglia. Prima skin, la signorina Hope. Ok. Skin femminile, quindi già ci sta, abbastanza snella, particolare, con questo ciuffetto di capelli. E subito le 5 stelline start. Andiamo a vedere tutte le varie robe. Ok, questo è il secondo stile della skin, sempre Hope, tutta rosa Barbie. Andiamo a vedere la seconda però skin del pass battaglia, che è la nostra fantastica tigre. Sembra un po' la tigre di Kung Fu Panda. E diventa una tigre bianca con il suo secondo stile. Ok, madonna che macchinona, porca puzzola. Ok, andiamo a vedere la terza skin del pass, che invece è il nostro Jonas vendicativo, perché hanno rubato la bananita e dobbiamo andarla a recuperare. Proseguiamo, secondo stile di Jonas, versione più cartunesco, più fumetto. Andiamo alla quarta skin del pass, che è invece forse la skin più bella, questa Nisha, che è una tipa che fa scherma, ma molto snella, molto, molto cattiva, molto cattiva. Ha anche il suo balletto. Ok. Ottimo. Il suo secondo stile è questo. Ok. È cattiva, raga. È cattiva. Ok. È cattiva, raga. È cattiva. Andiamo poi con la skin di Montag, se si legge così, che è questo Vets. Non lo so. Un Edward Cullen misto mani di forbici. Non lo so. Ok. E diventa... Ah, diventa tutto di cristallo. Sembra un po' tipo i Pokémon Terra Crystal delle carte, raga. E tutto di cristallo. E abbiamo poi il nostro Peter Griffin, signori. Solido. Con quelle due belle palle al posto del mento. Ci piace. Beh, canonico, canonico. Ci sta, ci sta, ci sta. Bellino. Bellino il piccone. Il grattatore stupendo. Forse migliore piccone del pass. Con ovviamente il backpack del cagnolino. La scia con questi robi gonfiabili. Vabbè, che salutano. E abbiamo poi l'ultima skin del pass battaglia, che forse, no, non so se è l'ultima, forse è la penultima, Valeria. Valeria qua tutta pelosotta, un po' incazzosa. Eh no, sì, mi sa che era l'ultima skin Valeria, ragazzi, era l'ultima skin, perché poi abbiamo le carrozzerie delle varie macchine. La Scorpion, che cambia anche tipo stile, pattern dell'auto, perché adesso le auto si possono customizzare. Non è vero, sì, era Valeria, che però diventa, c'è l'ultimo stile. Valeria ha un ultimo stile, che è, mi sa, questa qui con le palline. Diventa tutta incazzata ed è l'ultima skin del pass battaglia. Oddio, una skin femminile come ultima skin del pass battaglia. Non è successo troppe volte. Mi fa strano il movement, capito? Troppo ambiguo. Gli scatti che fa proprio. Vedi, ecco, guarda come scavalca le robe. Ma lo scavallaggio delle robe, raga, l'avevano tolto una volta. Poi l'hanno rimesso. Ok, dove vogliamo provare ad andare stavolta? Proviamo qualcosa di nuovo? Dai, dimmi. Andare qua. Vai, proviamo. Al cavò. Speriamo di non essere troppo late. È una villona. Madonna, sì. Ma io ho anche l'ombrellino diverso. Tu quale c'hai? È il solito, l'overboard. Ok, siamo no, con Nate, mi sa, da due team, se ti interessa. Vai, droppiamo su questa fantastica mitraglietta. Si stanno già sparando, sarebbe da unirsi alla festa, forse. Io ho una mitragliettina che non Entro so come giù. Spara. In qua. Dammi la chicca. Vieni a farti i barili. Dove sei? Bene. Eccomi. Di stare qua. Mi ha fatto la guardia. Ammazzato. Sarebbe da capire però dov'è il cavò. Da fastidio quando ti muove, sneaky.
fatto uno. Voglio prendere sto cacchio di medaglione. Oddio, oddio. Vai. Ah, lui. Oddio, questo è tipo un tattico. Oddio. Vai, prendi la medaglia, prendila tu. Vado, provo. Sei cura, dimmelo. Mi sta curando? Non lo so. Non... Vai, lo stanno ammazzando. Sì, sì, ma c'è un altro, c'è un altro. Era una guardia, là. Sto facendo più build. Cos'è sta arma? L'hai presa? E come... Boh, no, non la vuoi prendere? Lo so, sto caricando, eh. Madonna, mi carica lo shield là. Poi te lo do. Sì, tieni. Poi te lo passo, ti curi, in caso me lo dai dopo. Ah, ma il medaglione è finito, non ce l'ho più. No. Vabbè, comunque è meglio. No, non ho capito. Non ho capito allora. Ah, no, non è che ce l'ho nell'inventario. Ah, no, lo tieni tra i medaglioni. Posso dartelo, quindi. Qua chi sta? C'è un pesce. Ho capito. Morto, bravissima, morto. Bravissima. Qua c'è il pompa se vuoi, guarda, viola. Zee, mi piace tantissimo quest'arma. Non so che arma questo sia. Qua, questo è il salto col mirino, bellissima. Ok. È un pompa, non questo. Capisco perché quando prendo l'arma in mano mi indica tipo una direzione. Devo andare dove mi indica. Ah, devo... Ah, ti apre il cavò col medaglione, mi sa. Dobbiamo scendere, Ila. Vai. Conquistiamo il cavò. Sì, brava. Madonna. Qua si può uscire comunque da lì, eh. Ok, se hai il medaglione, basta che guardi nella telecamera e ti apre il cavò. Figata! Okay. Aiuto. Cos'ha il cavò? Ok. Una cesta leggendaria e mi ha dato questo scar qua che forse prenderò, lascio la mitra. E customizzi le armi, là. Customizzi le armi, faccio un muro però fuori. Qua fai il custom delle armi. Fai il custom delle armi, là. Oddio. Allora, mirino ottico, caricatore... Ok, non ci sto capendo assolutamente nulla. Oddio, particolare. Comunque, io ho 191 d'oro, quindi in realtà... sinceramente, non andrei a... Ora, prendiamoci l'oro qua, va, che serve. Però adesso non andrei a fare nessuna modifica, perché forse ci conviene accumulare un po' d'oro. Qui siamo a terra. Devo fare... Oddio. Sì, sì, devo fare un attimo due mazz. Bene, abbiamo conquistato il cavò. Ho la medaglia, quindi nei fight sta cosa dovrebbe agevolarmi comunque abbastanza, soprattutto post fight che ti cura. Abbiamo aperto il cavò e abbiamo visto che nei cavò c'è la possibilità di modificare le armi. Quasi quasi proverei un attimo il cecchino al posto di quello scarviola. Questo assalto come spara? Ah, spara lento, no, sono io che faccio i test. Mentre questo viola spara veloce. Andiamo a fare un balletto. Guarda, io lascio questo, Ila, che è quello col mirino, non capisco se è quello che piace a te, però modificato, figo o no. Col medaglione però dovete stare attenti, perché se usate il medaglione e lo avete, vi spottano nella mappa i nemici. Più medaglioni avete, perché ne potete portare fino a 5, come vedete, più vi spottano. Perché più il cerchio in cui vi trovate risulta ridotto e vi vedono maggiormente. Quindi comunque è un'arma a doppio taglio. Quindi sanno in che zona più o meno siamo. Però molto in modo grossolano. Se avessi più medaglioni mi troverebbero molto più facilmente. Ok, arriva il treno, Ila, arriva il treno. Vogliamo vederlo? Sta arrivando, passa da qua. Infatti guardiamo e facciamo un assalto. Vabbè, in caso moriamo con onore sulle rotaie. Ah, la safe, la vedi? Quella gialla sì. Quella gialla è... non c'entra. Sta arrivando, controlla, però. Possiamo salirci, eh? Sei pronta? Mm-hmm. Sì, sì. Controlla, però. Che ansia. Ah, ma questo non... è il cecchino, però, senza il mirino, quindi è inutile. Saliamo? Salita, Ila. Anch'io. Però ci porta fuori Zeppi, Ila! Non ha senso! Scendi! Ti porta in tempesta! Ma ti fa male? No, ti porta in tempesta! Ti fa male la safe! Se passi sotto, muori, vero? Oddio, se passi sotto al treno non so cosa succede. Muori? Sì, però... Sai, là sopra. Okay, facciamo come lo vado a prendere? Gente, sì. 110 col cecco, Ila! No, scopo! Vai! C'è uno qua! Vado. 37, brother. Mi ha scopato il buco del culo! Mi faccio mini, però io non ho cure poi. Se non il medaglione che mi cura in loop. Cosa sta bombardando? Ok, sono qua, Ila. Bravissima. Arriva a te. Sì, sono da te. 38, distrutto. One è fatto. Madonna, lo scar, ti giuro, Ila. Lo scar così che spamma è fortissimo, straveloce. Non so dove sono. Ah, eccolo da destra. Da destra la vedo. E quella a sinistra. Occhio che ha il cecchino quella a sinistra, vai. Andiamogli addosso con la destra con l'impulso, che dici? Aspetta, si sta curando però con lo scudo. Ah.
Io lo pusherei questo qua dietro, Aila. Sono vabbè, separati, vai, andiamo in due. Vai, 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 corri, vado con l'impulso. Vai. Vai. 80 mi sa, o 60, non ho capito. Mi devo curare. 28. Devo vedere l'altro dove va. Non andare dentro. Occhio, se sì, devo spostarmi dietro. Big. No, 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 mi devi stare attento. No, niente, ho perso il big. Non hai capito, hanno preso tutto, Aila. Vai, l'hanno... Cacchio, la safe, là. Lo so, lo so, lo so, lo so, bravissima. Vado in safe con l'impulso. Chica, sono quasi morta, 24. Il tuo big. Vabbè, non niente. Ho big. No, no, il costo della cura. Lo sto spammando, Aila. Bravissima, spam, spam, spam. Nel caso... 28, però lui sicura, Aila, 28, 42. Qua dietro. 28, crack, crack, crack. Vai, stammo, se ti vuoi avvicinare. Fatto, let's go. Madonna, abbiamo rischiato la morte, zia. Zia, let's go. Madonna, e ci becchiamo quindi anche l'ombrellino della win. Terrificante, la roba più brutta che abbia mai visto. Orribile. È terrificante. È una roba, non se... cioè, proprio Fortnite, che cavolo mi fai? Niente.